Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Allora, prima di cominciare, karma positivo da inviare tutti quanti a Valeriano, Ortolano Production, trovate il link al suo canale sul doobly-doo. Karma positivo e complimenti, tantissimi complimenti a Valeriano, perché ieri sera, alle 9, mentre stavo cenando, mi arriva una notifica, un'email. Apro l'email ed è VSauce2 che ha appena caricato un video. E resto imbambolato a guardare l'email, perché c'è l'anteprima del video, e l'anteprima del video è lo spettacolare unicorno fatto con l'anguria da Valeriano. Quindi complimenti a Valeriano, perché ieri sera, venerdì 24 aprile, è finito sulla copertina del BDP52 di VSauce2, tutti i link sul doobly-doo, e avanti così! Sono queste piccole cose che migliorano la visibilità dei piccoli, grandissimi youtuber che ci sono. Passiamo quindi innanzitutto al canale YouTube di oggi, che mi servirà anche a lanciare l'argomento. Il canale YouTube di oggi è SavvySexySocial, e non vi fate influenzare dalla parola sexy, non è quel tipo di canale. È il canale di Ami Schmidtastic, spero di aver pronunciato bene. È un canale legato a un sito sul marketing, e Amy è una bravissima esperta di marketing e comunicazione sociale, e ci dà tantissimi consigli molto utili e molto importanti su come deve essere la nostra vita sociale, su come deve essere la nostra interazione sociale in generale, su come dovrebbe essere la vita e l'interazione sociale di una società che vuole portare un marchio nell'ambito sociale. Ci sono molti consigli interessanti, molti video interessanti, pubblica 3 video alla settimana, più podcast e moltissime altre cose, quindi andate sul suo canale, trovate il link sul doobly-doo, e vi segnalo alcune delle cose veramente molto interessanti che ha pubblicato. Innanzitutto il primo video, geniale, è che mostra anche un po' com'è l'ironia di Ami, quando «seguitemi su Twitter» finisce male. Questa persona, che ha visto dei video estremamente ispiranti, estremamente ben fatti, e che era lì che diceva «Wow, questa è una persona eccezionale, lo vorrei avere come datore di lavoro e dipendente», e questa persona conclude con «Ok, se volete altre informazioni potete anche seguirmi su Twitter». Wow, andiamo su Twitter e non vi rovino il finale, andate a vedere il primo video che trovate sul doobly-doo. Quando «seguitemi su Twitter» finisce male. Tanto per restare sull'argomento, mettiamoci un bel «come non ottenere contatti social». Secondo video sul doobly-doo, ironico ma estremamente intelligente. E naturalmente è anche importante ricordarsi che non c'è solo il social network, quindi ecco una interessante guida cosa fare quando i tuoi clienti non sono social. Terzo video sul doobly-doo, lei è Ami Schmidtastic, il canale SavvySexySocial, e prima dell'argomento del giorno, il quarto video, che ci spiega che cos'è l'argomento del giorno e come funziona. Il video che vi segnalo, che mi lancia l'argomento del giorno, è «Perché unirsi a SSS Veda e cominciare a fare vlog?». Trovate questo video sul doobly-doo, e facciamo una breve digressione per parlare dell'argomento del giorno. L'anno scorso vi parlai di Roberto Cordero, e di come scoprì questa moda, questo sport, questa challenge che fanno i canali YouTube inglesi ogni anno, che si chiama VEDA, Vlog Every Day in April, qualcuno anche in August, diventano quindi due challenge. Comunque, l'anno scorso ho scoperto i VEDA. Quest'anno molti hanno cominciato a fare i VEDA, giustamente, perché si tende a farla ogni anno, comunque ci sono sempre nuove persone che cominciano. È una challenge molto complessa, ovviamente, perché
lo scopo del Veda è quello di permettere a uno youtuber di imparare a essere più naturale di fronte a una telecamera, di fare pratica, di presentarsi con i propri iscritti, di creare un rapporto più umano con i propri iscritti. E io ormai ho imparato ad essere abbastanza naturale quando faccio i miei video sul canale, quando faccio il diario di viaggio on the road, quando comincio a fare vita da tecnico, grazie soprattutto alla pratica. Però c'è una cosa che non molti sanno: io ho un secondo canale in lingua inglese che ho aperto e predisposto per fare dei lavori, delle recensioni, dei piccoli vlog. Volevo fare recensioni di libri, di materiale elettronico, di apparecchiature, eccetera, ma tutto quanto in lingua inglese. Però mi sono sempre sentito un po' «Ehi, sai, non so bene come funziona il mio inglese, non so bene come vengono i video, non mi sento molto naturale, ho fatto un video, una frase in cui sono fondamentalmente fuori dalla telecamera e comunque sono impacciato, non mi sentivo naturale, eccetera». E quando vi ho parlato di Studio Ippin qualche settimana fa, vi ho detto che quando ho parlato sul fallimento, il pensiero sul fallimento, ho detto che quel video è stato una grandissima ispirazione, ed è stata una grandissima ispirazione perché Studio Ippin ha cominciato a fare i Veda, e la sera del 1° aprile, quando io ho visto il primo Veda di Studio Ippin e avevo appena visto, o comunque da poco visto, il video sul fallimento, ho pensato «Cavoli! Il video sul fallimento è molto ispirante, i Veda sono una sfida molto importante, io ho un canale in inglese, ok, mi tuffo!» E ho cominciato il Veda 2015 sul mio canale in inglese, realizzando un video ogni giorno, per tutti i giorni di aprile, in lingua inglese. Ora, naturalmente, la challenge, la sfida è molto interessante, è una sfida comunque molto complessa, almeno per me che sono una persona di lingua italiana, di lingua madre italiana, e naturalmente Savvy Sexy Social ci viene incontro parlandoci dei Veda, parlando di SSS Veda, cioè il Veda in chiave Savvy Sexy Social. E allora cosa ci dice? Ci dà due consigli molto importanti. Il primo consiglio è: cominciate e non preoccupatevi se saltate un giorno. Ci sono tantissimi, e anche quest'anno purtroppo è successo, tantissimi che hanno cominciato, sono state persone di grandi speranze, hanno fatto dei vlog bellissimi e si sono fermati al quinto, al sesto vlog. Lo ammetto, è una sfida. Oggi che sto girando questo video, è il 25 aprile, appena finisco di girare questo video girerò anche il vlog di oggi, e realizzare praticamente fino ad oggi 24 vlog, 25 con quello di oggi, è stata una sfida, è stato difficile, è stato complicato, è stata una cosa che mi ha fatto mettere veramente tanto in gioco, però vedo che la cosa funziona, mi sento molto più naturale e molto più piacevole. I primi vlog era un po' anche «porca miseria, devo girare il vlog in inglese», e adesso invece mi viene proprio «guarda, quando posso, non vedo l'ora di girare il vlog in inglese, quando lo faccio?» Mi sento più naturale, mi sento più sicuro, e solo facendo i Veda ho incontrato persone che stanno facendo i Veda che sono simpaticissime. E soprattutto, come dicevo, ci viene incontro Savvy Sexy Social dicendo: è difficile mettersi di fronte a una telecamera, forzarsi di mettersi di fronte a una telecamera. Fondamentalmente per me è stato un po' come la prima volta di nuovo, sono rinato, mi è nato nuovamente il canale YouTube, quindi sono nato nuovamente come youtuber. E se già è difficile questo, pensatevi come deve essere difficile. Ok, oggi dobbiamo girare un video, e di che parlo? E voilà, e muore subito! E allora Savvy Sexy Social ha creato un calendario che mette a disposizione su Google Calendar, e trovate tutti i link e tutte le informazioni sul doobly-doo, addirittura la zona del sito dove si può aderire e indicare la propria adesione, così si scopre chi sta facendo i Veda. È un bellissimo calendario in cui ogni giorno è a disposizione un argomento, così se qualcuno dice «ok, ma oggi di che cosa parlo?» va bene, oggi è il giorno in cui si parla di questo, oggi è il giorno in cui si parla di quello. È un calendario comodissimo, io in tutti e 24 giorni che ho fatto di Veda, in tutti i 30 giorni che farò di Veda, sto seguendo quel calendario perché è perfetto, non c'è niente da discutere. Io guardo la sera e «oh, domani l'argomento del giorno è quello, perfetto, allora ci penso un attimo, così domani sarò tranquillo per fare questo argomento».
E sarebbe bella una cosa, ne ho parlato tempo fa sul gruppo Figli di YouTube Italia, sarebbe bella una cosa che è quella di portare i Veda in Italia, e ci abbiamo anche modo di tradurre in italiano Vlog Everyday in April, che suonerebbe pure bene, perché potremmo dire che è voga, è vlog ogni giorno in aprile. E non lo so, voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti se può essere una bella idea quella di realizzare il vlog ogni giorno in aprile, o in agosto, naturalmente, se può essere una cosa che diventa virale, se è un'idea interessante quella comunque di rapportarsi con i propri follower, con i propri iscritti. E ragazzi, per ora questo è tutto. Io volevo esprimere la mia soddisfazione per aver cominciato i Veda, perché non solo adesso mi sento molto più naturale, ma ho soprattutto un sacco di idee per il mio canale in inglese, quindi se siete curiosi di vedermi parlare in inglese, vi metto sull'oblio anche il link al mio secondo canale di vlog, che è il canale in lingua inglese, e ho parlato di Amish Mittastic, di Savvy Sexy Social, trovate tutti i link sul doobly-doo, e come sempre io ho concluso, per cui prima di andare via vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, vi ha incuriosito, siete curiosi di parlare di Veda, fatemelo sapere sui commenti, ma soprattutto se vi è piaciuto ricordatevi di fare pollice in alto, e se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale, è gratuito e potreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Se siete curiosi di vedere quale sarà il futuro del mio canale in inglese, potete iscrivervi anche al mio canale in inglese, Grizzly I Bear a Vlog, trovate tutti i link sul doobly-doo. Bene ragazzi, questo è tutto, per cui, come sempre, grazie a tutti, ciao e ci vediamo alla prossima!